Dotata di una sensibilità artistica straordinaria, Berthe Morisot dovette combattere per tutta la vita contro il pregiudizio sociale che escludeva le donne dalla professione pittorica. Figlia di un impiegato statale d'alto rango e pronipote del celebre pittore Fragonard, uno dei maggiori artisti francesi del XVIII secolo, crebbe circondata da un'atmosfera colta. La sua famiglia si trasferì presso Parigi nel 1852 e già nel 1856 la Morisot iniziò a studiare pittura. Nel 1859 fece la conoscenza del grande Camille Corot, nel cui studio lavorò insieme con la sorella Edma dal 1862 al 1868. In seguito conobbe anche Puvet de Chavannes, Degas e soprattutto Manet, di cui fu allieva, musa e amante, e il cui esempio fu per lei fondamentale, anche se è più corretto parlare di un'influenza reciproca fra i due artisti. All'inizio però fu l'influenza del maestro Corot a farsi sentire di più, ed è per questo che le prime opere della Morisot seguirono lo stile della cosiddetta scuola di Barbizon, con paesaggi che in maniera graduale si avvicinarono ai modi impressionisti. Dal 1873 Morisot approfondì la tecnica en plein air degli impressionisti e nello stesso anno consegnò la veduta di Parigi dal Trocadero a Paul Durand Ruel, il mercante che l'anno precedente aveva acquistato 22 tele di Manet. Il quadro della Morisot venne venduto per 750 franchi. Il 1874 fu un anno importante per la Morisot, che entrò a far parte della Società Anonima Cooperativa di Artisti, appena fondata, ed espose alla prima mostra degli impressionisti 4 dipinti, 2 pastelli e 3 acquerelli. Sempre nel 1874 sposò il fratello di Édouard Manet, Eugène, e divenne un artista molto stimata dagli impressionisti, partecipando a tutte le loro mostre, ad eccezione di quella del 1879, che mancò per problemi di salute causati dalla nascita della sua unica figlia. Questa pittrice talentuosa incontrò molte difficoltà nell'affermarsi come professionista in un ambiente e in un'epoca in cui la pittura veniva considerata una pratica quasi esclusivamente maschile. Riuscì però a superare tutti gli ostacoli con tenacia e talento, diventando una presenza fissa fra gli impressionisti e organizzando nella propria casa un luogo d'incontro tra pittori e scrittori. La prima personale di Berthe, un grande riconoscimento per un artista ancora in vita, si tenne nel 1892 alla Galleria Bousseau et Valadon di Parigi ed è la dimostrazione della fama di cui godette negli ultimi anni di vita. Continuò a lavorare fino all'ultimo, ritraendo modelle, ma in particolare la figlia Julie, con una tecnica delicata ma piena di vita. Le opere di questa straordinaria artista trasmettono un senso di tranquillità e freschezza. I suoi spaccati familiari sono caratterizzati da un'introspezione emotiva e psicologica unica, sconosciuta all'universo artistico maschile dell'epoca, e anche questo è un elemento che rende Berthe Morisot la pittrice degli affetti, dell'amore materno e della pace domestica. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.